E Dio chiese all'uomo: «Dov'eri tu mentre io ponevo le fondamenta della terra?» E l'uomo rispose: «Ma non so, non mi ricordo, forse stavo parcheggiando». Vedi, a prima vista sembra una sfera bianca, ma se ci guardi bene c'è un'antenna. Apparentemente sembra stare lì, sembra non far niente. Ma può capitare che all'improvviso... Prego, accomodati. Perché sei venuto qua? Ma venuto qua? Io sono precipitato qua. Cercavo la ciabatta destra e mi si è aperto il baratro. Eh sì, dicono tutti così. Scusi, ma chi è lei? Io sono te. Ah, ecco. E infatti mi ricordava qualcuno. Ma detto tra me e me, dove cazzo siamo qua? Qua siamo nella sfera bianca. E cos'è? Un centro commerciale? È un centro del pensiero, una zona cruciale del tuo sistema nervoso. Qui ci sono i tuoi pensieri, ma non quello che tu pensi di pensare. Qui c'è quello che tu pensi veramente. Ah, tipo confessionale del Grande Fratello, insomma! Chiamalo come ti pare, ma quello che tu sei per davvero se ne sta qua rintanato al sicuro da quello che tu appari. Qua dentro tu desideri cose che nemmeno ti immagini. Da un'occhiata qua. Ma che desiderio insulso! Nessuno è padrone dei propri desideri. Forse quegli stessi che trasmettono ai propri bambini squallidi modelli comportamentali adultoidi sono quegli stessi che vorrebbero impiccare i pedofili. Nessuno sa chi è veramente. La verità è che i desideri che dici di avere sono quelli che ti servono per essere accettato dagli altri. Ma le pulsioni, i desideri veri, quelli sono tutto un altro paio di braghe. Alla domanda che cosa desideri, Miss Italia probabilmente risponderà un mondo più giusto. Non le passerà nemmeno per la testa di dire desidero essere fottuta dall'intera assemblea condominiale. Ma forse invece dice la verità. La verità. Tu pensi che le cose funzionerebbero meglio se tutti dicessero la verità? Forse si starebbe meglio. Ah, si starebbe meglio. Vogliamo vedere una prova su strada? Guarda qua, questo signore entra in un negozio per comprare un vestito. Siamo in un mondo in cui tutti dicono quello Buongiorno. Che pensano veramente. Che vestito vuole? Lei mi sembra di cattivo umore. Non ho cagato. Comunque non comprerò nessun vestito, girerò per il negozio fingendo interesse, ma è perché non ho un cazzo da fare. Lei ha un alito che in confronto una merda è un colluttorio, lo sa? Senta, siccome non ho rapporti sessuali da 3 anni... E c'è anche il suo bel motivo. Per esempio, la sua commessa. Me la sbatterei volentieri. Non è la mia commessa, è mia moglie. Ah, e me la sbatterei volentieri. E a me piacerebbe guardarvi. Senta, giusto per dare un senso alla sua esistenza, me lo direbbe il prezzo di sto maglione color gastrite? Io lo voglio vendere a 30, ma le dico 40, così glielo rifilo a 35 con lo sconto. E la frego. E pensare che io lo comprerei anche per 50, ma fingerò disinteresse così lei abbassa il prezzo. Se non fa in fretta qualcosa per il suo alito, chiamo la protezione civile, eh. Ma almeno è di buona qualità sto maglione. No, per niente. Noi siamo piuttosto ladri. Se vuole risparmiare e avere roba di buona qualità, vada in via Venezia da chi è regato. Infatti vado perché mi sono rotto i coglioni. Arrivederci. Ecco, vada, che ho da fare. Che mi ha ricordato che se chiamo una mia ex e me la lavoro bene, ci scappa uno spumone in macchina. A quanto pare l'ipocrisia è necessaria per la convivenza. E d'altronde cos'è la gentilezza se non ipocrisia? Eppure gli animali non conoscono la gentilezza, fanno quello che gli passa per la testa e basta. Gli animali fanno quello che il loro sistema nervoso gli suggerisce di fare per rispondere al programma della loro specie, che è adattarsi per sopravvivere e riprodursi. E uno dei meccanismi umani per l'adattamento è l'ipocrisia, cioè la gentilezza. Ma questa poi non la sapevo. Ma eppure, se l'hai detta te che sei me, vuol dire che la sapevo. Com'è che facevo a saperla se non la sapevo?
L'hai letto da qualche parte. In verità il 95% di ciò che dici di sapere l'hai sentito da qualcun altro. In fondo, tutto ciò che si sa non è che un racconto della realtà. E infatti ho anche letto che Socrate diceva «so di non sapere». È un bel paradosso. Ma è anche una verità. Non è affatto una verità. Se io dico che so di non sapere, vuol dire che una cosa perlomeno la so. Quindi non posso dire di non sapere. E se io veramente non sapessi, non potrei dire di saperlo. Perché se dicessi di saperlo, come potrei non saperlo? Mi pareva già complicato Socrate a me, ma te sei tanto pignolo! Allora non me lo chiedi. Chiederti cosa? Perché sei venuto qua? Non sono venuto qua, io cercavo la mia ciabatta destra e dopo... E insomma vuoi negare di avere fatto la scelta? No, io l'ho fatta la scelta, ho scelto prima la ciabatta sinistra e l'ho beccata al primo colpo e dopo cercavo quella destra, ma non... Io ho visto i tuoi video. Che video? Su YouTube, questi. Tu passi col telepass e i caselli vicini sono pieni... Ah, telebalasso, e sono diventato un vippino del tubo! Non dare importanza ai numeri. Forse il miglior filosofo è quello che nessuno ha letto. Forse il politico più in gamba è quello che nessuno ha votato. Forse il più bel film è quello che la gente non va a vedere. Di certo questo è il miglior articolo di analisi politica. Da un'occhiata. Fa vedere. Conciso e preciso. Dammi tre parole e ti spiego il mondo. E allora perché? Perché cosa? Perché sono qua. Ah, lo vuoi sapere dunque, eh? Adesso sei te che gongoli. Beh, a casa mia faccio quello che mi pare. Ma come casa tua? Ma te non eri me? Non esattamente. Questo è l'aspetto in cui tu mi vuoi vedere. Io sono l'antenna della sfera bianca. E cos'è? Radio Vaticana? No, è quella parte di te che è in comunicazione con il tutto. Il tutto? Il tutto. Io sono quella parte di te che ogni tanto capta qualcosa ma non riesce a trattenerlo. Sono quell'antenna che vibra quando percepisci che ci sono forme diverse da te che come te hanno dei problemi da risolvere o qualcosa di cui preoccuparsi o uno stato d'animo da condividere. E pensi, questo deve significare qualcosa, ma poi il significato vero, quello più nascosto, fugge, è già scappato via. Io sono quell'antenna che vibra quando vedi il cranio di un cinese, e quello di un africano, e quello di un europeo e dici, cazzo, sono uguali. E se li vedi con sopra la carne, il sangue e i nervi, dici, cazzo, ma sono proprio uguali. E allora scopri che quelli che parlano delle differenze si occupano della confezione e scopri che quelli che giudicano la gente da come va vestita basano i propri giudizi sul packaging. E allora pensi che se segui la moda non fai altro che interessarti delle scatole e forse passi la tua vita a ragionare sui contenitori, passi la vita a buttare via le caramelle e a mangiarti la carta. Come quando capisci che le parole non possono spiegare la realtà. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Non dimentichiamo che è sopra la panca che la capra campa, mentre è sotto la panca che la capra crepa. Quindi, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca. La capra campa sotto la panca. Ma poi pensi che le forme, le interfaccia, devono avere un senso. Ma il senso ti sfugge. Ricorda, forse non è una modella la donna più bella del mondo. Forse non è un energumeno l'uomo più forte del mondo. E forse non sono ricchi gli uomini più felici del mondo. Ma quell'antenna che c'è dentro ognuno di noi vibra solo per qualche istante. Sono rari i momenti in cui percepisci che i tuoi pensieri sono solo reazioni chimiche. Per il resto, passi il tuo tempo a pensare che i brandelli di frasi e riflessi che hai collezionato alla rinfusa fin da piccolo siano il tuo modo di pensare. E ogni volta che crediamo di aver trovato qualcosa... Ah! Ecco dove è finita la ciabatta destra! Ci ritroviamo con poco o niente. Ascolta, è tutto molto interessante, eh? Gandhi, i cinesi e tutto il resto, ma io ho messo la sveglia presto perché devo scegliere i listelli del parquet e quindi è ora che questo sogno si dissolva come la neve al sole. Ma no, ma dovevi dissolverti te? No, io! Allora, femmina, è pronto sto caffè latte?
Signore, son femmine per niente, eh? Guarda che stanotte ho fatto un sogno tremendo, eh? Ho sognato che cercavo la mia ciabatta destra, ma non la trovavo, allora l'ho cercata dentro di me. Guarda che ha dei risvolti preoccupanti sto sogno qua, eh? Vabbè, cosa c'è da mangiare? Ah, lo vedo? Ah, che forma perfetta che ha l'uovo, eh? Bellissimo! Chissà perché non c'è la figura geometrica dell'uovo, eh? Perché c'è la sfera, c'è il cubo parallelepipedo e non c'è l'uovo che è perfetto. È la dimostrazione che per raggiungere la perfezione ci vuole culo, eh? Invece l'arancia è diversa, perché l'arancia ha più dei problemi estetici, perché appena nata ha già la pelle a buccia d'arancia, insomma sono imperfezioni della natura. Femmina, alza che c'è la politica, che mi piace la politica, perché allora bisogna che capiscano che il centro-sinistra deve avvicinarsi un po' di più verso al centro, no, e invece il centro-destra anche lui deve avvicinarsi un po' di più verso al centro, così si fa un centro-centro, mentre gli estremi, siccome la politica è tonda, dopo si incontrano gli estremi, perché l'estremo onestamente non è che si capisce bene cosa vuole, no, cioè che dice vergogna, vaffanculo, vi odiamo, ma chi? Ma è incompetente. Sì, ma con chi ce l'avete? Allora si fa un estremo estremo. Però non bisogna lasciare l'estremo estremo fuori, perché se l'estremo sta fuori fa la violenza, no? Allora bisogna che stia dentro anche lui. Quindi facciamo due centri. Un centro educato e un centro maleducato. Chi ci piace le parolacce vota al centro maleducato. Chi non ci piace le parolacce vota al centro educato. E se si fa 50 e 50 buttiamo la monetina e vaffanculo. Pardon, volevo dire vatte la pesca. Vabbè, basta pensare alla politica, facciamo colazione, ma cosa c'è qua? Arancio. Perfetto, mi piace l'arancio. Buono l'arancio, mi piace. Non come quello di ieri, ma è buono questo. Buono l'arancio, mi piace. Mi piace tanto. Cui possiamo riottenere la nostra sovranità sul nostro futuro economico? E la risposta è creare qualcosa che è sovranazionale, dove cioè la propria sovranità va oltre e ogni membro dell'area euro potrà condividere questa sovranità, proprio come stiamo facendo adesso alla BCE.